le vicende della soap opera spagnola Una Vita continuano a coinvolgere i telespettatori italiani. Nel corso delle prossime puntate in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset, uno storico personaggio lotterà tra la vita e la morte. Si tratta di Felipe Álvarez Hermoso, che dopo aver ingerito del veleno a causa di Laura Alonso su ordine di Javier Velasco, finirà in ospedale e la situazione non sarà per niente rassicurante per il fatto che entrerà in coma. Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, si evince che Genoveva prometterà di vendicarsi del marito Felipe non appena, a seguito del ricovero in ospedale, apprenderà di aver abortito. La Dark Lady di H38 sarà convinta che il responsabile dell'interruzione della sua gravidanza sia Álvarez Hermoso. Salmeron, da questo momento in poi, riuscirà a farla franca per merito dell'alleanza con l'avvocato Javier Velasco. Dopo essere finita in prigione con l'accusa di aver ucciso Marcia, Felipe cadrà in preda allo sconforto quando sua moglie verrà dichiarata innocente, anche per merito della testimonianza della domestica Laura, sottomessa a tutti gli effetti dalla sua padrona per non far venire alla luce i suoi scottanti segreti. Álvarez Hermoso di fronte alla stampa non riuscirà a mantenere la calma, dato che perderà la staffa per la troppa rabbia quando Laura punterà il dito contro di lui. A questo punto, l'avvocato si consolerà recandosi sulla tomba dell'amata Marcia, assicurandole che prima o poi la farà pagare a chi ha messo fine alla sua esistenza. Nel contempo, Aurelio confesserà a Felipe di sapere per quale motivo Laura ha cambiato la sua versione quando è stata interrogata dal giudice, ovvero poiché è stata ricattata da Genoveva e Velasco. Il commissario non perderà tempo per proporre alla domestica di schierarsi dalla parte di Álvarez Hermoso, promettendole che avrà la sua protezione. In un primo momento, la fanciulla respingerà la richiesta di Mendez, ma con il passare dei giorni accetterà di fare una dichiarazione a discapito di Genoveva al tribunale. Intanto, Felipe deciderà di andarsene via dal paese iberico per incontrare Santiago a Cuba, nonostante sua moglie cercherà di convincerlo a non partire. Javier, invece, deciso a sbarazzarsi una volta per tutte di Álvarez Hermoso, affiderà un terribile ordine a Laura all'insaputa della sua alleata Genoveva. La giovane fanciulla metterà subito le cose in chiaro, dicendo all'avvocato di non voler fare alcun male a Felipe. Purtroppo, quest'ultimo correrà un grosso pericolo per mano di Laura, quando la stessa non avrà altra scelta oltre a quella di assecondare il suo ricattatore. Il piano sembrerà funzionare, poiché Álvarez Hermoso, dopo essere stato avvelenato da Laura, sbatterà la testa a seguito di una caduta. Grazie alla domestica che avviserà i soccorsi, Felipe verrà trasportato in ospedale. Infine, Velasco farà di tutto per impedire a Salmeron di ostacolarlo e quindi di farle mettere piede nell'appartamento del marito. La Dark Lady verrà presa in giro dal suo alleato, visto che crederà che Felipe si trovi in viaggio, mentre invece la realtà sarà un'altra, poiché l'uomo sarà in coma.